Molto brevemente, Presidente, sui modi garbati del consigliere Fassina non abbiamo alcun dubbio, però vorrei ribadire, Presidente, che questa mozione di fatto rappresenta un qualcosa di già visto, già votato, già discusso e già garantito da questa amministrazione. Il percorso disegnato con il documento definito, insomma, la delibera Colomban sulla riorganizzazione delle partecipate, emendato in quest'Aula, seguito da una serie di consigli dedicati alle varie partecipate, su cui abbiamo avuto le rassicurazioni sul recepimento degli indirizzi che vanno verso la salvaguardia dei posti di lavoro e dei livelli salariali, nel modo più garantista possibile nei confronti dei lavoratori e della continuità dei servizi. Le rappresentazioni anche di recente del direttore generale su quelli che sono i percorsi relativi alla sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio, anche della citata Risorse per Roma, su cui i lavori ormai sono in dirittura di arrivo. Diciamo, tutta questa serie di premesse, ricordo anche la mozione che portava la firma del sottoscritto e di altri consiglieri sull'indirizzo dato per la salvaguardia dell'asset della società Pharmacup, quindi tutta un'attività di quest'Aula e che va in un'unica direzione, che al momento in nessuna decisione è stata smentita o diciamo, non confermata dall'amministrazione e dall'esecutivo. Per cui su questa mozione noi ci asterremo, Presidente, perché ovviamente ne recepiamo il significato, ma ripeto, si tratta esclusivamente di un ribadire e un ripetere che ormai è stato, credo che vada considerato cosa acquisita. Grazie. A lei.